Proiettato a Teramo all'interno di Follemente, il Festival Nazionale della Follia dedicato agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso, il docufilm Gli Occhi di Liborio, ideato dal direttore di Rete 8 Carmine Perantuono con la regia del filmmaker Antonio D'Ottavio, basato sul libro Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, dello scrittore abruzzese Remo Rapino. Film documentario premiato con il Pegaso d'Oro alla 48esima edizione dei Premi Internazionali di Flaiano. La chiave della kermesse quest'anno è stata quella abruzzese e ha avuto come obiettivo quello di parlare di artisti, scrittori, registi e studiosi che si sono cimentati attraverso intelligenze e linguaggi diversi sulla follia. L'ambiente mi sembra quello giusto, anche il titolo Follemente. D'altra parte è la seconda volta che Liborio si trova in un ambiente del genere, perché ha già partecipato al Festival dei Matti di Venezia e quindi siamo in tema. E credo che sia l'ambiente giusto, perché Liborio rappresenta in qualche modo una diversità e rappresenta anche un'originalità. Lo dimostra il fatto che cammina con i suoi piedi ormai per tante strade, è diventato un burattino, è diventato teatro, è diventato un docufilm soprattutto, che ha vinto il Pegaso d'Oro con Gli Occhi di Liborio, e quindi io credo che sia l'ambiente giusto in cui possa esprimere ancora una volta se stesso, e sono contento e credo che anche lui lo sia. Credo che la figura di Liborio abbia rappresentato un simbolo in cui molti possono riconoscersi, perché in ognuno di noi forse c'è un piccolo Liborio e in qualche modo allora crea empatia, crea diciamo così una forma di socializzazione di anime che coincidono in qualche modo tra quelli che hanno scritto, quelli che hanno girato il film, quelli che hanno letto, che hanno visto il film, e credo che questa sia forse la formula più giusta da definire. Per me è stata una grande responsabilità rendere il capolavoro letterario di Remo Rapino in una forma cinematografica. Abbiamo cercato, il lavoro è stato incentrato sulle ambientazioni, sulla cornice narrativa. Abbiamo cercato di far vedere allo spettatore in forma filmica quello che hanno letto nel libro e che hanno apprezzato tantissimo. Questo docu è nato nel periodo pandemico, quindi è stato anche purtroppo anche la realizzazione ne ha risentito, però abbiamo fatto il nostro meglio, il nostro massimo per fare un bel film. Ringrazio Rete 8 che comunque ha prodotto questa idea del direttore Carmine Perantuono e Remo Rapino, che ovviamente è stato l'anima di questo docu.